Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del nostro telegiornale. Iniziamo subito dalla politica. Critiche sulla nascita del nuovo esecutivo nazionale giallorosso sono state espresse dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio, che è pronto a raccogliere l'invito del leader di Fratelli d'Italia, il suo partito, Giorgia Meloni, a scendere in piazza per protestare contro l'accordo fra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Pronto a scendere in piazza contro il governo nascente giallorosso, il presidente della regione Marco Marsiglio non si nasconde e critica il nuovo esecutivo. Si appresta a nascere un nuovo governo, io raccoglierò l'invito di Giorgia Meloni a stare in piazza a protestare contro la nascita di questo governo che ritengo distante dai problemi del paese e dalla sensibilità degli elettori, come si è dimostrata ormai lungo tutto l'anno in tante elezioni, a cominciare da quella dell'Abruzzo, compresa quella della regione Abruzzo, ma non ultime le elezioni europee. Penso che la Costituzione, è vero che dà centralità al Parlamento nella indicazione al capo dello Stato del governo della nazione, però la Costituzione dice anche chiaramente che la sovranità appartiene al popolo e bisogna saper interpretare questa sensibilità. C'erano tutte le condizioni, ricorrevano tutte le condizioni per uno scioglimento anticipato e per un governo che fosse espressione della volontà popolare. Qui rischiamo un governo molto distante dalla maggioranza degli elettori, un governo fatto di, che ha come unica ragione quella della sopravvivenza a se stessa di una classe politica. Temo che le stesse contraddizioni che ha vissuto il governo giallo-verde si riprodurranno magari in maniera asimmetrica e contrapposta sui temi anche nel governo giallorosso. L'Italia non ha bisogno di governi che non sappiano decidere e che devono negoziare in maniera estenuante ogni singolo provvedimento, ha bisogno di governi coesi. Oggi una maggioranza popolare c'è e se si votasse si registrerebbe anche in Parlamento e ci sarebbe un governo coeso capace di assumere decisioni e di non avere incertezze. Ecco, io temo invece un periodo di continue liti, di continua indecisione, di incapacità di assumere scelte strategiche fondamentali e poi dopodiché naturalmente la correttezza istituzionale ci imporrà e ci porterà a dialogare con il governo che nascerà e a continuare a portare avanti i dossier che riguardano la regione Abruzzo. Il presidente ha poi assicurato che a breve si chiuderà anche il cerchio riguardo le nomine della sanità abruzzese. Abbiamo individuato i dirigenti di due ASL, nelle altre due stiamo attendendo per Teramo che il dottor Fagnano prenda servizio come direttore del dipartimento e faremo quindi il bando. Quindi, anzi, Fagnano non ha ancora preso servizio come direttore del dipartimento proprio per assicurare la continuità amministrativa e la chiusura di alcune pratiche nella ASL. Su Pescara c'è una vicenda che conoscete perché è stato contestato il mancato raggiungimento degli obiettivi al direttore generale che, come prevede la norma, ha prodotto le sue controdeduzioni e quindi siamo in fase di discussione di queste posizioni. In ogni caso Mancini ha il contratto e la piena direzione dell'azienda. Sull'Aquila e Chieti dobbiamo solo definire gli ultimi passaggi amministrativi, la prossima settimana verranno formalizzate le delibere anche per queste ASL, quindi per la sanità abruzzese si apre una stagione di rinnovamento e di rilancio. Cambiamo argomento. Dopo il respingimento del ricorso al TAR, Regione Abruzzo, Comune di Sulmona e associazioni non si arrendono e chiedono l'avvio delle valutazioni di impatto ambientale per la centrale SNAM in Valle Peligna. La popolazione rifiuta il metanodotto e la centrale ha spinta, mentre il prossimo 4 settembre a Roma il Ministero rilascerà proprio alla SNAM l'autorizzazione a procedere. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. Bisogna sospendere ogni attività, inclusa la riunione istruttoria fissata al 4 settembre a Roma. Lo ha dichiarato in una nota inviata al Ministero dell'Ambiente la sindaca di Sulmona, Anna Maria Casini, a proposito della questione SNAM. Lo spettro della centrale a spinta e compressione, che la Società Nazionale Metanodotti intende costruire, aleggia ancora sul polmone verde d'Europa. Soprattutto dopo che a giugno il TAR ha respinto il ricorso presentato dai comuni interessati, dalla Regione Abruzzo e dalle associazioni ambientaliste.
Auspico che il presidente Marsilio, ha dichiarato la Casini, assuma una posizione coerente con quella sempre tenuta dalla regione. La sindaca ha richiesto di avviare la procedura di valutazione di impatto ambientale, l'ultima risale a 8 anni fa, e di sottoporre a valutazione strategica ambientale l'intera opera, cosa che non è mai stata fatta. La centrale di Sulmona sarebbe uno snodo fondamentale lungo i 678 km di rete adriatica che trasporterà il gas dalla Puglia al centro stoccaggio di Minervio, in Emilia-Romagna. Secondo i detrattori del progetto sarebbero molte le ragioni per cui l'opera risulterebbe inutile e dannosa. In primis perché la centrale sorgerebbe in una zona di massimo rischio sismico, nonché soggetta a dissesto idrogeologico e ad appena 3 km dalla famigerata Faglia del Morrone. Inoltre perché produrrebbe fumi e forti rumori in una zona a cavallo tra i parchi nazionali abruzzesi, habitat di numerose specie protette, tra cui il rarissimo tritone crestato e l'orso bruno marsicano, simbolo della regione, ridotto a 50-60 esemplari. Come se non bastasse, è in dubbio anche la presunta strategicità dell'opera. Nello scenario dell'Unione Europea del 2030, se venissero realizzate tutte le infrastrutture programmate, la capacità delle importazioni di metano in Europa arriverebbe a 1.000 miliardi di metri cubi l'anno, cioè uno scenario 3 volte maggiore rispetto alla domanda attuale, domanda che invece non potrà che diminuire a causa delle politiche ambientali e dei cambiamenti climatici in atto. La popolazione locale è diffusamente contraria alla centrale, oltre che per le ragioni elencate, anche per una questione di autodeterminazione dei territori. Non possono imporre da Roma, sostengono i sulmonesi, un'opera così invasiva. Intanto è prevista per il 4 settembre a Roma, presso il Ministero dell'Ambiente, il tavolo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un ulteriore passo verso la costruzione della centrale a vantaggio di Snam S.p.A. Andiamo avanti, focus a Pescara sulla sicurezza della città e della provincia in un incontro che si è tenuto questa mattina e di cui stiamo vedendo le immagini in questura, la presenza del presidente della regione Marsilio con il consigliere regionale Guerino Testa che hanno incontrato il questore di Pescara Francesco Misiti. L'incontro è servito ad affrontare alcune questioni legate alla funzionalità del presidio di via Pesaro. Marsilio ha affermato di aver colto l'occasione per ringraziare il questore, le forze dell'ordine e in particolare la polizia per l'attività quotidiana finalizzata al controllo del territorio e alla sicurezza dei cittadini e ha riferito che nello specifico sono state affrontate ed analizzate le realtà di Pescara che rispetto ad analoghe città del centro-sud si può definire, ha detto Marsilio, sicura anche se non mancano situazioni di degrado come in particolare nei quartieri di Rancitelli e Fontanelle, da tempo all'abbandono. A tal proposito le forze dell'ordine, ha detto sempre Marsilio, negli ultimi tempi hanno intensificato le attività di vigilanza proprio nelle zone periferiche della città. Compito delle istituzioni, ha sottolineato il presidente, è sicuramente quello di sostenere le forze di polizia nello svolgimento delle loro attività volte a garantire tranquillità ai cittadini, ma soprattutto a livello locale è necessario intervenire con politiche di integrazione e con mirate iniziative di contrasto alla povertà. Proseguiamo restando in tema, parlando ancora della sicurezza a Pescara, perché prendono servizio nuovi agenti di polizia municipale, una trentina, lavoreranno soprattutto in strada e fino a fine anno. Intanto l'amministrazione comunale ha deciso di avviare un nuovo concorso per far fronte alla carenza d'organico che dura ormai da tempo. Sentiamo. Da ieri 30 nuovi agenti della Polizia Municipale di Pescara sono in servizio a tempo determinato, lo saranno fino a fine anno, una boccata di ossigeno, comandante, per la carenza ormai cronica di organico della Polizia Municipale di Pescara. Sì, ci voleva, è stato un iter lungo e complesso, avevamo fatto richiesta già da febbraio, dopodiché per quelle che sono situazioni di carattere burocratico non abbiamo potuto fruire di questo contingente durante l'estate. Nel frattempo abbiamo avuto tante nuove mancanze rispetto all'anno scorso di questi tempi, agiamo con un organico ridotto di 22
unità tra pensionamenti, malattie e mobilità intersettoriali, per cui questi nuovi 30 assunti, che ovviamente saranno tutti sul lavoro esterno, tutti quindi come maggiore riferimento della cittadinanza, sono una boccata d'ossigeno e che probabilmente ci permetterà anche di ampliare qualche turno, salvo verificare le esigenze dell'amministrazione, e che ci permetterà di intervenire con maggiore prontezza su una pluralità di situazioni. Il concorso è già in essere, lo so perché sono il presidente della commissione, quindi la fase preselettiva è stata già fatta nel mese di maggio, il 3 maggio, quindi ci sono 107 candidati idonei alla preselezione. Adesso spero con la commissione nel mese di ottobre di poter riniziare l'iter e di porre in essere quelli che sono le due prove scritte nei confronti di quelli che sono anche qui tanti candidati che hanno meritato di essere alle prove scritte. Cambio al vertice del comando del battaglione Vicenza, il battaglione del 9° Reggimento Alpini creato per fronteggiare le calamità naturali. Andiamo all'Aquila con il servizio di Daniela Rosone. Battaglione presenta! Ufficiali, sottufficiali, graduati e volontari del battaglione Vicenza, a nome del Capo dello Stato, da questo momento riconoscerete il tenente colonnello Francesco Maria Sabatini quale vostro comandante. Al vertice all'Aquila al battaglione Vicenza all'interno del 9° Reggimento Alpini. Il tenente colonnello Lorenzo Rivi lascia il posto al pari grado Francesco Maria Sabatini, avezzanese, torna al 9° Reggimento dopo una precedente esperienza dal 2009, anno del terremoto del 6 aprile all'Aquila, sino al 2014. La caserma Pasquali, vestita a festa e piena di persone, con un'atmosfera solenne, ha accolto il cambio del comando e il passaggio ufficiale del Gagliardetto. Si tratta di un momento molto importante anche per l'importanza che riveste il battaglione Vicenza. Il battaglione nasceva solo 3 anni fa, dopo i terremoti che hanno messo in ginocchio il centro Italia e dopo la tragedia di Rigopiano. Un battaglione specializzato proprio ad affrontare le calamità naturali, che permette di assicurare velocità ed efficacia nell'intervento. C'è stato anche lo schieramento in parata di tutti gli alpini e la sfilata di alcuni mezzi in dotazione al battaglione Vicenza. Il reggimento infatti ha degli assetti specialistici idonei ad affrontare le situazioni di emergenza di alto livello e di mezzi materiali idonei ad operare in aree di difficile percorribilità. A fare gli onori di casa il comandante del 9° Reggimento Alpini Paolo Sandri. Emozionato Lorenzo Rivi nel salutare i suoi alpini, ma anche il colonnello Paolo Sandri che saluta Rivi e ritrova un alpino che conosce già. Grazie per essersi donato, direi che il termine donato è il termine più corretto, anima e corpo a questo progetto che hai trasformato da una visionaria, come dicevi te, magari progettualità sulla carta, in una realtà che, come potete vedere tutti quanti, è una realtà consolidata ben oltre ogni più nostra aspettativa. Voltiamo pagina, presentata a Pescara all'Aurum la festa della rivoluzione. D'Annunzio torna a Pescara, l'evento organizzato dalla presidenza del Consiglio regionale e dall'amministrazione comunale del capoluogo adriatico per rendere omaggio alle imprese fiumane del Vate. Tanti gli eventi in programma dal 7 al 15 di settembre. Sentiamo. 9 giorni di grandi eventi e con grandi nomi per la festa della rivoluzione. D'Annunzio torna a Pescara. L'evento organizzato dalla presidenza del Consiglio regionale e dall'amministrazione comunale del capoluogo adriatico per rendere omaggio alle imprese fiumane del Vate. La manifestazione è stata presentata oggi all'Aurum alla presenza del presidente della regione Marsiglio, del presidente del Consiglio regionale Sospiri e del sindaco Carlo Masci. Torna alla città dove è nato, dal Vittoriale, dove lo celebrano con tutti gli onori e in ogni occasione, diventando anche un grande momento
di attrazione turistica. Torna a Pescara, cresciuto dove Gabriele D'Annunzio è nato, torna per l'anniversario di quella che fu chiamata l'impresa di Fiume, cioè 100 anni dopo, che è un momento per rivedere ciò che fu quel periodo storico che è stato tra la prima e la seconda guerra mondiale in un'ottica di pacificazione del Medio Adriatico, appunto a 100 anni. Torna per farsi riscoprire agli abruzzesi, ai pescaresi e a tutti gli italiani come il più grande innovatore dei costumi, dell'arte, della poesia e del teatro che in quel periodo storico il mondo ha avuto. Non a caso a Fiume vi erano contemporaneamente Toscanini e Marconi, cioè il più grande scienziato del momento e il più grande direttore d'orchestra del momento. Torna per un grande, a mio avviso, un grande momento culturale in cui c'è di tutto e di più, dalla musica al teatro, dal gusto al fumetto, dalla satira alla riflessione politica, alle mostre documentali e alle mostre sulle passioni di Fiume. Torna e per restarci, per preparare i 100 anni della costituzione del Carnaro e come avviene per tutti i figli illustri di questa regione, da Benedetto Croce a Flaiano, è giusto che anche Gabriele D'Annunzio, che è il figlio più illustre della nostra regione, possa essere ricordato, analizzato, studiato ed evidenziato nel miglior modo possibile. Non è mancata qualche polemica con la commissione di vigilanza del comune di Pescara, che ha chiesto lumi sulle spese sostenute dall'ente per la manifestazione. L'opposizione fa il suo lavoro, in questo caso credo che non lo faccia bene, perché stiamo parlando di D'Annunzio, del personaggio più importante che Pescara ha mai avuto. Le spese sono tutte rendicontate per eventi importanti. Il Comune di Pescara spende i suoi soldi per qualche evento, ma ha iniziative per circa 250.000 euro, di cui buona parte messi dalla regione, quindi l'investimento per Pescara è minimo, tant'è che doverosamente ringrazio la regione, il presidente del consiglio regionale, il governatore per questa importante iniziativa che stiamo conducendo insieme e che vede comunque Pescara protagonista. C'è ancora aria d'estate a Teramo, anche se sono già partiti i preparativi, pensate un po', per il Natale. L'amministrazione comunale ha richiesto i necessari contributi alla regione e i commercianti si stanno riorganizzando in vista degli eventi natalizi che dureranno per tutto il mese di dicembre. Il servizio di Tania Bondici Castelli. Con il rientro dalle vacanze, Teramo riprende il suo ritmo usuale. Nidi e scuole materne riaprono i battenti, mentre si tornerà sui banchi il 16 settembre. C'è ancora aria d'estate, ma l'amministrazione comunale è già in fermento per la preparazione del Natale teramano. L'assessore Antonio Filipponi spera di ottenere dalla Regione gli stessi contributi dello scorso anno e di aggregare i commercianti per un dicembre da favola. Stiamo già lavorando per il Natale teramano, chiaramente nella speranza, e qui insomma lo dico in maniera anche ferma, che vengano confermati i contributi di Abruzzo dal Vivo. Sappiamo l'anno scorso quanto è stato importante questo evento per la nostra città, anche commercialmente parlando, lo è stato perché ci sono stati degli investimenti importanti, un bando vinto al quale abbiamo partecipato e che speriamo di poter avere anche quest'anno, perché sono risorse fondamentali per una città come la nostra. Tutta l'altra parte, quella delle luminarie, dell'arredo, è una parte che noi facciamo e siamo pronti già a fare, il resto insomma ci deve dare una mano la regione e avremo anche un incontro in settimana proprio anche per questo. Per quanto poi riguarda tutti gli eventi che ci saranno da qui a dicembre, stiamo lavorando sotto diversi fronti con tutte le associazioni che in città effettivamente si danno veramente tanto da fare per portare anche grandi nomi. Stiamo pensando a fare gli auguri a Ivan Graziani, quindi anche su questo poi insomma ci saranno delle novità. A Lanciano l'amministrazione comunale, assieme al concessionario del trasporto pubblico locale di Fonso, organizza il servizio navette gratuito per le serate clou delle feste di settembre con i concerti di Max Gazzè e Malika Ayane, domenica 15 e lunedì 16. Ascoltiamo adesso l'intervista all'assessore alla mobilità Francesca Caporale.
Due parcheggi, due percorsi diversi per due ingressi diversi alla città di Lancione in occasione delle feste di settembre, le serate clou del 15 e del 16, navette gratuite. Questa è la scelta dell'amministrazione comunale e in tanti già dicono finalmente. La scelta dell'amministrazione comunale è supportata dalla ditta Fratelli di Fonso. La volontà è quella di limitare l'ingresso in città, questo perché con le nuove normative abbiamo già visto a partire dall'anno scorso che le aree di rispetto, quindi dove è interdetta la sosta, sono molto ampie in città. In questa maniera vogliamo tutelare chiunque voglia venire da noi per le feste, quindi fornendo un parcheggio sicuro, lontano dalla città, e una navetta gratuita che li possa portare in centro in assoluta tranquillità. Quindi le due zone di sosta saranno il quartiere Santa Rita e la zona industriale, con delle navette gratuite all'incirca ogni 15 minuti che li porteranno in pieno centro, perché all'altezza della BCC, all'altezza dell'Eccelsior, quindi esattamente a ridosso di Corso Trento e Trieste. I parcheggi saranno comunque gestiti in qualche modo? Ci sarà la presenza della Protezione Civile che comunque inviterà le persone ad utilizzarli e quindi osserverà anche sia all'arrivo che alla partenza, inviterà le persone a prendere le navette, quindi in maniera ordinata. Ci sarà appunto quindi la presenza della Protezione Civile e speriamo che tutto vada per il meglio, in modo tale da non ingolfare il traffico in città, perché comunque la sosta selvaggia è pericolosa per tutti quanti noi. A proposito di sosta selvaggia, c'è un appello dell'amministrazione comunale a non parcheggiare in centro, soprattutto nelle vie attraversate dagli autobus. Sì, soprattutto nelle strade che attraverseranno gli autobus, quindi nella rotonda di Ferro di Cavallo e in tutte le strade che portano verso l'hotel Excelsior, quindi via Renzetti e la strada via Vittorio Veneto, perché comunque l'autobus dovrà avere la possibilità di transitare tranquillamente, altrimenti rimarrebbe fermo anche l'autobus stesso e si creerebbe ulteriore traffico, e quindi per chi non abita in centro e deve tornare a casa la risposta è proprio questa: parcheggiate fuori, tanto ci saranno gli stalli e arrivate in centro con la navetta. E infine ci sarà comunque il servizio del carro attrezzi in funzione? Quello sì, come tutti quanti gli anni, le auto che saranno trovate in una sosta non autorizzata verranno comunque rimosse, non perché ci sia la volontà di fare cassa, ma perché le auto in sosta selvaggia creano difficoltà al transito dell'autobus, ma anche al transito dei mezzi di soccorso, quindi comunque le strade devono essere sgombere. Siamo così arrivati alla pagina dello sport Ampia, come sempre il lunedì. Partiamo dal calcio di Serie B con il Pescara che centra la prima vittoria in campionato 4-2 ai danni della matricola Pordenone dopo un brutto primo tempo chiuso sotto di un gol. I biancazzurri si sono trasformati nella ripresa conquistando i meritati 3 punti. Protagonista del match Cristian Galano, autore di una doppietta. In gol anche Tumminello e Palmiero. Il servizio, vediamo. Con un secondo tempo strepitoso il Pescara cala il poker all'Adriatico con il Pordenone vincendo 4-2 al termine di 90 minuti entusiasmanti e dalle mille emozioni che hanno visto un match dai due volti con un delfino opaco nel primo tempo e straripante nella ripresa con gli ospiti annichiliti. Eroe della serata Galano, autore di una doppietta, 3 punti meritati per gli abruzzesi in attesa della sosta di sabato prossimo in vista della gara di Cosenza. Pronti via e al terzo biancazzurri già in vantaggio con il lancio in contro piede perfetto di Di Grazia per Galano che, toccato in area friulana da De Agostini, termina a terra. Il direttore di gara indica il dischetto con l'ex foggiano che non sbaglia, portando in vantaggio la propria squadra. I ragazzi di Luciano Zauri, non paghi, continuano ad attaccare, subendo però il pari al 12esimo quando Gavazzi mette alle spalle di Fiorillo dopo un inserimento perfetto di Popega che fa fette la difesa biancazzurra. Tutto da rifare per la formazione di casa che soffre il giocatore Scuola Milan che al 17esimo prende la mira dai 25 metri mandando il pallone di poco sopra la traversa. Il Delfino sembra accusare il colpo del pareggio ospite, subendo le controffensive friulane che creano più di qualche brivido dalle parti di Fiorillo e con Pobega e Gavazzi a fare il bello e cattivo tempo sulla tre quarti. Memuscià e compagni provano a creare grattacapi ai neroverdi, ma Bindi non è mai seriamente impegnato. Con il veleno che poi arriva in coda del primo tempo e precisamente al 45esimo quando su conclusione ravvicinata di Chiaretti, Scognamiglio tocca in area il pallone con la mano. Rigore per Airo
Eroldi di Molfetta con Chiaretti che supera Fiorillo per il sorpasso friulano sugli abruzzesi. Nella ripresa si parte con il pareggio bianca-azzurro che arriva al quinto minuto quando Meunscià innesca Galano e con un tiro fulmineo mette alle spalle di Bindi per il gol che rianima il Pescara che all'ottavo va vicino al 3-2 con una conclusione quasi fortuita di Tuminello che per poco non beffa l'estremo ospite con la palla che sfiora il montante. Delfino in campo con un piglio diverso e più deciso e con i ragazzi di Tesser in difficoltà e con il tecnico del Pordenone che manda in campo Strizzolo per Monachello. Al sedicesimo si rivedono i friulani con Popega che mira l'angolino sfiorando il palo. I biancazzurri sono comunque in partita e premono trovando il nuovo sorpasso griffato da Tuminello che in area in una sorta di rigore in movimento fa 3-2 facendo esplodere l'Adriatico con un grido liberatorio. Poco dopo l'ex leccese lascia il campo a Brunori che va a giocare nel suo ruolo preferito di prima punta. I minuti finali di gara sono palpitanti con i prevedibili assalti ospiti ma con i biancazzurri che arrivano al 42esimo ad un passo dal 4-2 con Brunori che di testa chiama al miracolo il portiere del Pordenone Bindi che si salva. Poi 6 minuti di recupero con Fiorillo Bravo al 47esimo a parare a terra una punizione di Burrai e poi ancora festa con il poker servito da Palmiero al 94esimo per il 4-2 che regala il primo sorriso ai tifosi biancazzurri. E sono le ultime ore di calciomercato perché il gong suonerà alle ore 22 in casa Pescara. Ieri è stata chiara l'indicazione di Zauri. Vorrei un giocatore d'attacco che faccia la differenza, ha detto il tecnico, esterno, centravanti o trequartista. La dirigenza del Delfino si sta muovendo su diversi obiettivi, tuttavia non facili. Antonio Di Gaudio del Verona, Vincenzo Milico del Torino, Enrico Brignola del Sassuolo. Ma non sono escluse ulteriori piste last minute. Per la difesa il Pescara continua a tenere viva la pista Mirko Drudi, legato al Cittadella. La squadra veneta potrebbe liberarlo con una contropartita tecnica, ma al momento né Ciofani né Marras hanno accettato la destinazione. Gli ultimi sviluppi di mercato saranno raccontati questa sera nel corso della trasmissione replay condotta da Enrico Rocchi a partire dalle ore 21 sulla nostra rete. Andiamo avanti ora e proseguiamo con lo sport e parliamo ancora chiaramente di calcio perché ci spostiamo in Serie D, andiamo a vedere il derby dell'Aragona alla prima di campionato che finisce in parità 2-2 fra Vastese e Chieti. Andiamo a vedere tutte le emozioni della partita nel servizio di Ania Cantagalli. Finisce 2-2 il sentito derby tra Vastese e Chieti nella riedizione del match già andato in scena in Coppa Italia due settimane fa, ma vinto in quel caso dalla formazione aragonese. È una gara che fatica inizialmente a decollare, ma che regala poi, dal finire del primo tempo, emozioni e stravolgimenti di scenari. Amelia sceglie la coppia d'attacco formata dall'ex Dos Santos e Anzini, con Esposito che inizialmente va ad agire alto. Il Chieti risponde con il classico 3-5-2 e con Traini e Catalli in avanti a provare a colpire i padroni di casa. È un primo tempo senza molte emozioni per diversi minuti. Ci prova Marzola al 12esimo dalla distanza, ma Bardini para in due tempi senza troppi problemi. La Vastese risponde idealmente con il tentativo di Anzini in area al 23esimo, murato però dalla difesa nero-verde. La squadra di Amelia commette però spesso errori in fase di impostazione e il tecnico chiama fuori allora l'Ogello, tra l'altro già ammonito, per inserire Mastro Mattei nei pressi di Dos Santos e spingere Esposito ad abbassarsi. Al 29esimo l'Aragona esulta, ma il gol di Marianelli viene annullato per sospetta posizione di fuorigioco da parte di Dos Santos. Nel finale la gara si accende, Dos Santos ancora indirizza debolmente verso la porta un cross di Esposito e tre minuti dopo Traini raccoglie un cross dalle retrovie ma non trova lo specchio. A trovare il gol invece ancora Marianelli che approfitta di un pasticcio in area nero-verde per portare avanti di testa la Vastese. Prima di rientrare negli spogliatoi altre occasioni per Traini con Bardini che però para in tuffo. Grandoni allora manda subito in campo, ad inizio ripresa, Bruni e Panecasio al posto di Catalli e Marzola, cambi che svolteranno la partita. È però ancora la Vastese a rendersi pericolosa subito con una conclusione dalla distanza di Pollace che Camerlengo tocca in calcio d'angolo. I tentativi di Traini vengono premiati al decimo quando il nuovo entrato Panecasio pesca in area il centravanti che di testa indirizza sul palo più lontano e firma il pareggio. Per la Vastese piove sul bagnato qualche istante dopo, quando in un contatto tra Bardini e Mazzolli, il direttore di gara estrae il secondo cartellino giallo all'indirizzo del giocatore di casa per simulazione, lasciando dunque i suoi in inferiorità numerica.
La situazione si fa ancora più negativa in casa vastese quando Bruni è bravo a raccogliere un pallone in aria al 19esimo, infilando Bardini per il vantaggio in rimonta del Chieti. È una gara che però riserva ancora un cambiamento di scenario quando prima della mezz'ora Vittiglio ed Esposito vanno a contatto in aria con il direttore di gara che estrae il rosso diretto all'esterno pareggiando gli uomini in campo. E Dos Santos invece a pareggiare il risultato spiazzando dal dischetto l'ex camerlengo e firmando il 2-2. La Vastese coglie poco dopo anche una traversa con il neo entrato Alonzi, bravo di sinistro a provare a piazzare, trovando però il legno a dirgli di no. Nel finale forcing della formazione aragonese a caccia del successo. Al 41esimo Giorgi si lancia su un pallone che Camerlengo allontana in qualche modo. Al 44esimo Perocchi non trova di testa lo specchio della porta e lo stesso fa Stivaletta, la cui girata sempre di testa finisce di poco al lato. Gli sforzi finali della Vastese non vengono dunque premiati, mentre il Chieti bagna con un pareggio il ritorno in Serie D, nel match che tra l'altro ha visto anche Amelie e Grandoni avversari, ma un tempo compagni di squadra. Non va oltre il pareggio il Pineto al Mariani Pavone contro la matricola Fiuggi. La squadra di Epifani, già con qualche assenza di troppo, gioca più di un tempo in 10 e limitati danni, limitando i danni anche se restano delle recriminazioni per un gol annullato a Pippi. Sentiamo il servizio di Roberta Di Sante. Esordio senza reti per il Pineto che impatta 0-0 in casa contro il Fiuggi in una gara in cui a pesare sono le numerose defezioni e l'espulsione di Nazari che costringe i biancazzurri in 10 per tutta la ripresa. Epifani, oltre agli squalificati Pepe e Sciba, deve rinunciare anche agli infortunati Sissé, D'Angelo e Sarrizzu. Nel 4-3-3 c'è Remo Amadio tra i pali, Nazari fa coppia centrale in difesa con Orlando, Stefano Amadio detta i tempi per il tridente Ciarcelluti, Pippi, Alessandro. Modulo speculare per Incocciati che deve rinunciare all'infortunato Locci, sostituito in difesa da Nocerino. Sevieri fa da metronomo per il reparto avanzato composto da Tassone, D'Andrea e Franchini. Primo tempo varo di emozioni con le due squadre che si annullano a vicenda. Sulle fasce provano a fare movimento Alessandro e Ciarcelluti che al sesto entra in area e tenta il cross respinto dalla difesa. Chiede il fallo di mano il Pineto ma fa proseguire l'arbitro di Reda di Molfetta. Per annotare una reazione da parte del Fiuggi bisogna attendere il 23esimo quando D'Andrea tenta la conclusione, facile preda per Amadio. Il primo tempo scivola via senza emozioni ma si accende nel finale quando D'Andrea apre per Forgione che se ne va per vie centrali e viene contrastato al limite dell'area da Nazari che già ammonito rimedia il secondo cartellino giallo di giornata e viene espulso lasciando i suoi in 10 per tutta la ripresa. La punizione non produce effetti, così si va al riposo sul parziale di 0-0. In avvio di ripresa Epifani ridisegna la squadra centrando della Quercia ed inserendo Perini sulla sinistra in luogo di Camplone. È più vivace il secondo tempo con Franchini che in avvio va in gol sugli sviluppi del calcio d'angolo ma la rete viene annullata per fuorigioco. Al quinto la prima vera azione corale del Pineto. Alessandro Servi e Pierpaoli che appoggia a Stefano Amadio, la gran botta dal limite però è centrale, respinge con i pugni la Gorgia che si fa trovare pronto anche al decimo sulla conclusione da fuori area di Pippi. Nonostante l'uomo in meno il Pineto cerca di proporsi in avanti al 18esimo conquista un buon calcio di punizione che Alessandro calcia a giro con la sfera che termina di poco alta. La stanchezza e l'inferiorità numerica alla lunga inevitabilmente si fanno sentire con i biancazzurri che rischiano due volte a cavallo della mezz'ora. Prima Tassone di testa in tuffo spedisce al lato, poi il neo entrato Manfrellotti dal limite sfiora il 7. Al 33esimo proteste locali, il Pineto va in gol con Pippi che di testa insacca alle spalle dell'estremo laziale ma la rete viene annullata per offside. La gara non si sblocca ma al 41esimo ci vuole il miglior Remo Amadio a tenere a galla i locali quando Manfrellotti si coordina in rovesciata e la risposta dell'estremo biancazzurro è davvero numero uno. Termina così senza vincitori né vinti la prima stagionale del Pineto che domenica prossima affronterà il primo derby di campionato contro il Chieti, sempre senza Sciba e Pepe. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione.